Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Manco da YouTube da un paio di settimane perché sono stata leggermente impegnata con la realizzazione di creazioni che mi erano state richieste da diverse persone. Quindi sono stata impegnata in queste varie scadenze, ma non mi lamento proprio. Anzi, sarebbe bello se ogni mese o ogni tanto ci fossero tante richieste come le ho avute io in questo periodo. Però si sa, il Natale si sta avvicinando e noi creative appunto lavoriamo tanto in questo periodo. Però io ho anche speso tempo per portare avanti questo piccolo progetto di smaltimento materiale creativo. Perché diciamo che lo spazio nella mia cameretta è giunto quasi al limite, quindi invece di acquistare nuovo materiale avevo intenzione di appunto smaltire un po' di quello che avevo già qui con me, anche perché la settimana prossima ci sarà la fiera creativa qui a Napoli alla Mostra d'Oltremare, quindi sicuramente io andrò e acquisterò qualcosina. Quindi prima di acquistare cose nuove, appunto, ho voluto smaltire un po' di materiale che già avevo. Quindi in questo video volevo farvi vedere cosa ho creato, appunto, tenendo presente il fatto che dovevo smaltire quello che già avevo senza acquistare niente. Il video lo registro oggi, che è domenica, ma il tempo, diciamo, è un po' incerto, molto nuvoloso e ci sono sprazzi anche di pioggia, quindi mi scuso per la luce non proprio ottimale per mostrarvi le creazioni. Volevo cominciare mostrandovi questa collana che appunto è qui già davanti alla telecamera, realizzata con queste gocce di vetro sfaccettato rosa e alternate. Qui sono perline, perle più che altro, di quarzo grigio fumé e lapis. Io ho semplicemente inserito su un chiodino prima una goccina rosa, poi uno schiaccino per fare da distanziatore e una di queste perle. Dopodiché ho chiuso il chiodino con una solina e l'ho collegato alla catenina tramite un anellino. Questa qui ancora deve essere terminata perché, come vedete, qui manca, diciamo, la parte di retro del girocollo, perché questo l'ho pensato come un girocollo con tutte queste gocce che fanno da pendente, perché appunto ho deciso ancora di non acquistare catene, appunto aspettando creativa, e quindi cercherò di trovare una catena simile o la stessa praticamente di quella che ho usato qui, così che posso completare la collana. Passiamo oltre. Sempre per smaltire un po' di pietre, di cipollotti, ma creando una collana, ho pensato di utilizzare questo metodo qui. Allora, come vedete, questo è uno di quei ciondoli che stanno andando molto di moda in questo periodo. Questi ciondoli grandi che vanno alla fine di quelle collane molto lunghe che arrivano oltre il seno. E io ho pensato di smaltire un po' di pietre facendo questo piccolo lavoretto qui, ovvero qui appunto manca anche qua la catenella, però immaginate che qui ci sia la catena lunga. Prima di arrivare al ciondolo io ho inserito dell'altra catena alla quale ho collegato tanti cipollotti e no, in questo caso sono tutti cipollotti dal colore rosso di varie dimensioni. L'ho realizzato anche con altri colori che appunto già mi sono stati richiesti e quindi sono andati via. Però questo io penso che sia un modo semplice che un modo carino per smaltire un po' di pietre delle quali non si sa cosa fare, perché diciamo, uscirà la solita catena lunga con il ciondolo grande alla fine pesante, ma sarà questa catena lunga
con una cascata di pietre e il ciondolo. Quindi sarà una cosa un po' diversa, un po' innovativa e un po' più luminosa rispetto al solito ciondolo e catena. Quindi sì, non è un'idea. Non ho scoperto l'acqua calda, come si dice, non ho scoperto l'America, ma pensavo che fosse un'idea carina da proporvi. Quindi ho realizzato in questo modo queste collane lunghe smaltendo cipollotti e pietre. Passando oltre, in questo caso abbiamo finito con le collane che volevo mostrarvi e volevo quindi passare agli orecchini che ho realizzato, sempre smaltendo il materiale che io ho. Ovviamente vi faccio vedere degli orecchini molto semplici, come vi ho detto 2 secondi fa, non ho scoperto l'acqua calda, non ho scoperto l'America, ma sono delle idee che mi andava di condividere con voi nel caso anche voi aveste del materiale da smaltire. Il primo paio di orecchini che vi mostro, molto molto semplice, sono questi qua. Eccolo qua. Semplicissimo, io avevo queste gocce sfaccettate in corniola, questo rosso molto acceso. Spero che la fotocamera vi ridia gli stessi colori che io vedo. E queste pietre tonde di agata dal color marroncino, forse questo colore non vedete. Quindi che ho pensato di fare? Ho pensato semplicemente di unirli tramite un anellino e fare delle asoline. Quindi creare questi orecchini pendenti abbastanza lunghi, molto carini da vedere perché il contrasto di colori è molto grazioso. Quindi uno. Dopodiché, della stessa, diciamo, idea, ho realizzato questo paio di orecchini con queste rombi di agata verde e queste perle di ametista sfaccettate color viola. Ecco, ho avuto, diciamo, la stessa idea di quelli precedenti, li ho solamente uniti tramite un anellino e poi fatto delle asoline, anzi, fatto delle asoline e poi unito i due elementi con un anellino. Cioè, semplicissimi, questi anche questi sono pendenti e non risultano lunghi come quelli precedenti, ma comunque risultano abbastanza mobili perché sono uniti dall'anellino. Continuando con gli orecchini, io avevo questi elementi di madreperla, questi qua circolari, dei quali non sapevo veramente cosa farmene, perché mi sembravano carini quando li ho acquistati, ma poi non lo so, non ho avuto tra virgolette l'ispirazione e quindi li ho lasciati ad ammuffire nel mio cassetto. Però poi ho pensato che potevo utilizzarli in questa maniera, quindi semplicemente cosa ho fatto come gli orecchini precedenti? Ho realizzato delle asoline alle gocce sfaccettate in corniola e alla madreperla, sia, qui non lo vedete bene, sia al di sopra che al di sotto, unendo anche questo piccolo cipollotto nero e quindi poi ho unito i due elementi con un anellino. Semplicemente, ecco qui gli orecchini pendenti che non hanno nessuna pretesa di essere, diciamo, orecchini fantasmagorici, ma ecco qui, ho smaltito ben 3 tipi di materiale, cioè le gocce in corniola, gli elementi in madreperla e i cipollotti. Quindi per il mio progetto vanno più che bene. Passando oltre, ho anche continuato a creare con questi elementi in madreperla questo tipo di orecchino, molto simile a quello precedente, ma invece della pietra in corniola sfaccettata, qui c'è questa pietra di quarzo rosa con sempre dei cipollottini neri qui a bloccare il chiodino e cipollotti neri un po' più grandi qua sopra e il solito elemento in madreperla. Ho utilizzato la stessa tecnica, ovvero ho fatto le asoline agli elementi in madreperla e alla pietra in quarzo e poi dopo ho unito tramite un anellino. Semplicissimo, veloce e appunto ottimo per smaltire un po' di pietre.
con gli orecchini abbiamo finito, volevo mostrarvi un po' di bracciali che ho realizzato, anche questi molto veloci e anche questi sempre, appunto, l'avrò ripetuto 30 volte, per smaltire un po' di materiale. Eccoli qua, due molto molto semplici e simili, li ho realizzati con questa catena zigrinata in color argento e tutti questi pendenti e charms, giro un po', no? Che appunto vanno a costituire il braccialetto. Ecco qui, charms, mano di Fatima, cipollotti blu, gocce di vetro rosa sfaccettato, cipollotti azzurri, fiorellini azzurri, fiorellini, roselline verdi. Queste qua sono fluo, ovvero quando non c'è luce si illuminano, sbrilluccicano nel buio. Charms a vortice, ancora mano di Fatima, cipollotti azzurri. Ecco qua, non ho fatto altro che prendere questa catena, misurare il mio polso, aggiungerci tutti questi charms e poi alla fine chiuderlo con questa calamita, che mi piace sempre tanto la chiusura a calamita per questa catena zigrinata, che appunto l'avevo con me ma non sapevo più come utilizzare, e ho deciso di fare questi braccialettini molto carini, molto semplici e sfiziosi, e poi sono di quelli là che fanno tanto rumore che piacciono a me. Passando oltre, sempre con la catena zigrinata e i cipollotti, ho realizzato questo tipo di bracciali. Adesso ve li faccio vedere. Ecco qua. Sono una tipologia di bracciale a doppio bracciale. Perché ho realizzato questo bracciale con la catena zigrinata. Un attimo solo, l'appoggio meglio. Alla quale ho aggiunto tutti questi cipollotti, dopodiché, che sono pendenti, dopodiché ho realizzato questo filo di cipollotti, ho unito sia catena che filo di cipollotti e diciamo inserito la calamita. Ne ho realizzato anche un altro che non ho ancora chiuso, giusto per farvi vedere proprio la semplicità della cosa. Eccola qua, l'ho realizzato in verde. Eccolo qua, verde, la catena zigrinata con i pendenti verdi, i cipollotti pendenti verdi. Dopodiché io che ho fatto? Ho preso del cavetto d'acciaio e ho creato questo, che andrà inserito così, e con un anellino io congiungerò la catena zigrinata e il filo di cipollotti con il cavetto metallico, cavetto d'acciaio. Quindi molto semplice, ed è un'idea abbastanza appunto elementare per smaltire molti molti cipollotti. Quindi una volta messo al polso, voi avrete questo bracciale, diciamo, di cipollotti, la catena sotto e tutti questi ciondolini pendenti che faranno un sacco di rumore e daranno molto movimento all'intero braccialetto. Continuando sui bracciali, abbiamo quasi finito, ho realizzato semplicemente questa tipologia di bracciali che vi passo a mostrare. Eccoli qua. Sono questi bracciali con i ciondoli pendenti, realizzati con queste pietre dure che io avevo in abbondanza e non sapevo appunto cosa farmene. Fatto in questo modo, ho messo queste coppette a forma di stellina, spero che riusciate a vederle, sì, si vedono, eccole qua, e con dei chiodini ho realizzato le asoline. Le dovevo realizzare queste asoline con il filo d'alluminio, con il filo wire, ma appunto non avevo più filo d'alluminio e mi sono tra virgolette ingegnata per usare questi chiodini, che avevo anche troppo in abbondanza, e quindi ho deciso di realizzare questo tipo di bracciale, e tra una pietra e un'altra, tra una solina e un'altra, c'è un anellino di congiunzione, e al quale ho anche aggiunto
questi charms. In questo caso sono un elefantino e una fogliolina. Ops. Alla fine semplicemente ho messo un moschettone, ecco qua, semplicissimo. Ne ho creati anche altri due, questo qui, vai via. Questo qui con queste pietre sempre di agata, anche quelle precedenti erano in agata, ma diciamo un po' multicolor, perché queste pietre le avevo da tempo in memoria, forse sono state il primo filo di pietre che ho mai comprato, ma non riuscivo a sfruttarle perché, come vedete, sono spaiate. Sì, ci sono queste due gialle, però degli altri colori non sapevo veramente cosa farmene, e quindi ho deciso di realizzare questo tipo di bracciale. In questo caso ho inserito come ciondoli un sole e una nota musicale, molto semplice. Anche qui ho inserito queste coppettine a forma di stellina, eccolo qua. Anche l'ultimo bracciale di questa tipologia è in perle d'agata, ma in questo caso sono più sul marroncino, eccolo qua. Molto semplice e molto facile da realizzare. In questo caso io ho aggiunto note musicali e chiavi, sempre con queste coppette a stellina che ne ho un miliardo, penso. Semplici, veloci e senza troppe pretese. Ma poi io questo qua l'ho indossato ieri sera, sabato sera quando sono uscita, e mi è piaciuto davvero tanto, perché le pietre sono bellissime. In realtà tutte le pietre dure sono belle, e soprattutto quando pietre così scure vengono alternate a coppette argentate come queste, molto carine, e a charms sempre argentati. Il movimento dei ciondoli poi dà anche luminosità all'intero bracciale, che risulta davvero essere molto carino anche nella sua semplicità. Quindi questa tipologia qui abbiamo finito, ho fatto la proclama di questi bracciali. Ovviamente l'ultimo bracciale che vi voglio far vedere è il classico, classicissimo bracciale realizzato con la molla armonica. In questo caso io già ve lo avevo fatto vedere in un video precedente, ma vabbè, comunque, visto che in questo video volevo racchiudere un po' di idee per smaltire materiale creativo, vi volevo riproporre il classico bracciale con molla armonica. E cioè, non trovo che non ci sia niente di più semplice di appunto il bracciale con la molla armonica per smaltire un poco di cipollotti, perle e roba varia. In questo caso io avevo inserito dei cipollotti rosa, fucsia un po' più scura, dei cilindretti di ematite, delle perle di fiume rosate, e questi elementi con il gancetto al quale avevo appunto aggiunto questi cipollotti sempre su rosa. Quindi vi ho fatto vedere un po' tutto il materiale che io ho sfruttato in questo periodo e le creazioni appunto che ne sono derivate. Mi dispiace un poco se non avete visto bene colori o forme, perché appunto la luce sta venendo a mancare sempre di più, ma essendo domenica, questo è il mio ultimo giorno per registrare questo video, perché durante la settimana è sempre un po' complicato ritagliare un po' di tempo la mattina durante la quale ci dovrebbe essere luce per registrare video. Niente, io mi volevo scusare anche dell'assenza di quasi 2 o 3 settimane da YouTube, ma appunto, come vi ho detto all'inizio, sono stata leggermente occupata. Per questo video abbiamo finito, ho mostrato tutto quello che ho realizzato in questo periodo, spero di avervi dato qualche idea in più e spero che il video vi sia piaciuto. Però prima di salutarvi volevo ringraziarvi, perché ho notato che anche se non sono stata molto presente in queste ultime 2 settimane, comunque avete continuato a seguirmi e a iscrivervi al mio canale, cosa che mi rende sempre molto felice.
spero che appunto continuate a farlo. Vi lascio giù nell'info box come sempre il link alla mia pagina Facebook, seguitemi anche lì, e il mio profilo Instagram, nel quale carico tutte le foto del backstage creativo mentre appunto creo e realizzo gioielli, ma anche foto sceme personali e di cibo, cosa che non manca mai nelle mie cartelle fotografiche. Quindi adesso veramente finito, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!